Buongiorno dottor Garlando, grazie per aver partecipato e aver accolto il nostro invito e la nostra richiesta. Ci sentiamo dei privilegiati, siamo onorati della sua presenza e da docente le faccio una domanda. Quali suggerimenti può dare a noi insegnanti per promuovere ancora di più la cultura della legalità nelle scuole tra i ragazzi? Noi ci proviamo, però magari il suo suggerimento ci può essere utile. Ma no, sono onorato io, sorpreso, emozionato dalla grande accoglienza e l'ospitalità che mi avete dedicato, anche dalla sorpresa di queste magliette splendide, e credo che lo sappiate già, è quello che avete fatto, bisogna continuare a farlo, quindi parlare, leggere, ma metterci anche la fantasia che ci avete messo voi proprio per coinvolgere i ragazzi. Non dare loro l'impressione che sia una predica così da grillo parlante, ma che si stia parlando di cose importanti e anche belle da fare, come avete fatto appunto questa mattina. Lei ha avuto l'opportunità di incontrare tantissimi giovani e ragazzi durante i suoi incontri, quindi pensa che possiamo ben sperare per le generazioni future? Nel senso, le parole di Falcone e Borsellino continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini? Sì, io credo di sì ed è l'unica speranza, di sicuro quella più solida, no? Di affidarci alle nuove generazioni, ed era quello che pensavano anche Falcone e Borsellino, che avevano di sicuro delle agende affollate di impegni, ma trovavano i tempi per andare nelle scuole, perché è la migliore frontiera per combattere la criminalità organizzata, e loro non sono disposti magari a convivere come sono state le generazioni precedenti. E quindi grazie anche alla lezione di Giovanni Falcone, anche se la guerra sarà una guerra vinta a lunga scadenza, perché la mafia è molto forte ancora, proprio perché è sempre più ricca, quindi ha sempre più potere di corruzione, però ecco, con l'aiuto delle nuove generazioni, dei ragazzi, di quello che stanno imparando, potremo sconfiggere, come diceva Falcone una volta per tutte, no? Falcone diceva, è un fattore umano, tutti i fattori umani hanno avuto un inizio, hanno avuto una fine, sarà così anche per la mafia, io credo che sarà così. Quando incontri i giovani e parlate di mafia, ma lei che sensazione ha? Hanno paura? Si mostrano impegnati o sono indifferenti rispetto a questo tema? No, sono incuriositi e non sono indifferenti, quindi vogliono sapere soprattutto dell'evoluzione della mafia, no? Quindi si rendono conto anche loro che certi stereotipi della mafia, che è una cosa meridionale, che è una cosa di determinate persone che non tocca, si rendono conto che non è così, perché vedono che magari, quando ne parlo al nord, tanti paesi magari loro vicini sono stati sciolti, l'amministrazione comunale, per collusioni con la mafia, sentono partire di mafia, quindi sono incuriositi da questa evoluzione della mafia, che è sempre più un'azienda e sempre meno, no, un'associazione così connotata come era nel passato, e si rendono conto che la mafia paradossalmente è più presente ora al nord che al sud, perché il nord è più ricco, dove c'è ricchezza la mafia arriva, succhia il sangue come un pidocchio, e quindi loro, i ragazzi, hanno questa percezione di essere in territori di mafia che una volta non lo erano, per cui vogliono sapere. Qual è il personaggio dei suoi libri a cui è più affezionato? Ma forse affezionato Dante Alighieri, perché l'ho amato soprattutto in periodo universitario, no? Al liceo non è stato amore a prima vista, perché insomma, come in genere gli studenti, non è facile da studiare, è un linguaggio difficile. Invece poi all'università l'ho approfondito, ho analizzato filologia dantesca, ecco lì è nata la grande amore, che poi è diventata anche una collezione strana. Io colleziono Divine Commedie tradotte in tutte le lingue del mondo, nella casa una sessantina, approfitto del mio lavoro di giornalista sportivo e quindi ne ho in cinese, in arabo, in finlandese, e insomma, quindi Dante è un compagno di viaggio da anni, un amico, gli ho dedicato un libro che amo molto, quindi insomma forse staccherei Dante sugli altri. Un'ultima domanda, così la lasciamo al firmacopie, il suo ultimo libro è un inno alla poesia? La poesia come ponte tra generazioni? Sì, siamo come scintille. Non avevo affrontato mai direttamente il tema della poesia, anche se ho parlato di Dante, però la poesia, e soprattutto il rapporto poesia-giovani, no? Sì.
che è un rapporto che viene sottovalutato, no? Viene considerata la poesia un abito elegante che indossano solo i giovani, gli adulti. E invece come emozione la poesia è un gioco da ragazzi, perché sono i primi a meravigliarsi delle cose che scoprono. E in questa contingenza storica in particolare, soprattutto del Covid, quando sono stati costretti a essere da soli in camera, a guardarsi dentro, ecco, hanno riscoperto anche, io credo, il conforto della poesia, cioè di esprimere le proprie emozioni postandole magari sui social. E da queste riflessioni è nato il libro Siamo come scintille, che parla appunto di social e di poesia.